È stata inaugurata sul Lungo Bisenzio in Viale Galilei a Prato con una semplice cerimonia la panchina bianca voluta da Ammil e Comune di Prato in ricordo delle vittime e degli invalidi del mondo del lavoro. La panchina è stata posizionata, non casualmente, davanti all'ex lanificio Calamai, che nell'immaginario collettivo è il presidio della Prato che fu, della Prato che filava e produceva ricchezza, un connubio, quello tra lavoro e sicurezza, che non può essere scisso. Ora una panchina bianca, certo, non risolve tutti i problemi, ma è un simbolo di una comunità intera che insieme all'associazione, all'AMIL, sta attenta, si prende cura del fatto che sui posti di lavoro non si può morire, non ci si può fare male. È una sfida nazionale ovviamente che passa anche dalla nostra città e che passa anche dalla posizione di simboli. In apertura di cerimonia è stato espresso il cordoglio dell'amministrazione comunale di Ammil per le tre giovani vittime scomparse tragicamente sul lavoro quest'anno nel distretto industriale pratese, Sabri Jaballà, Luana D'Orazio e Giuseppe Sino.